Ciao a tutti e benvenuti sul Germoglio Egg. Io sono Luca. E io sono Adeline. La ricetta di oggi sarà estiva, dedicata alle belle giornate in compagnia. Prepareremo degli strepitosi spiedini vegetali. Ma prima, se vi va, non dimenticatevi di lasciarci un pollice in su di supporto o un commento qui sotto. E spiedino sia! Iniziamo! Cominciamo mettendo in ammollo 10 spiedini di legno, ciò farà sì che essi non si brucino durante la cottura. Dopodiché asciughiamo con l'aiuto di un pezzo di carta 360 g di tofu naturale, che taglieremo prima a fette e poi ogni fetta in quarti, ricavandone dei rettangoli di spessori pari a circa un centimetro. Una volta terminata questa operazione, passiamo alla marinatura del tofu, unendo 4 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di sciroppo d'agave o altro dolcificante a scelta, 2 cucchiaini di zenzero ed 1 di peperoncino. Mescoliamo il tutto e lasciamolo marinare per minimo 10 minuti. Nel frattempo passiamo al taglio di 8 asparagi, eliminandone come prima cosa la parte inferiore più legnosa e tagliandone poi il resto in bastoncini di lunghezza 2-3 cm. Quindi saliamo una pentola d'acqua bollente, nella quale faremo sbollentare i nostri asparagi per circa 3 minuti. Una volta scolati e raffreddati, trasferiamoli all'interno di una ciotola, a cui aggiungeremo poi un cucchiaio d'olio evo e del sale a piacere. Mescoliamo il tutto e mettiamo gli asparagi da parte, mentre passiamo alla preparazione di 2 zucchine, che taglieremo a rondelle abbastanza sottili. Dopodiché, anche in questo caso, condiamo le nostre zucchine con un cucchiaio d'olio evo e del sale a piacere. A questo punto passiamo alla cottura del tofu, versando all'interno di una padella un cucchiaio d'olio di semi, nel quale, una volta caldo, verseremo il tofu con tutta la sua marinatura. Quindi lasciamo cuocere il tutto finché la marinatura non sarà evaporata ed il tofu caramellato. È giunta l'ora di assemblare i nostri spiedini, cominciando con una fetta di zucchina, per poi proseguire con un pezzettino di tofu, uno di asparago, e così via, fino a terminare con una punta d'asparago. Quindi posizioniamo i nostri spiedini su una griglia ben calda e lasciamoli cuocere per 5 minuti, girandoli di tanto in tanto. Nel frattempo prepariamo un piccolo condimento, tritando un mazzetto di prezzemolo fresco, circa 10 g, a cui aggiungeremo poi 40 ml d'olio evo. Finalmente i nostri spiedini sono pronti. Ora non ci resta che condirli con il nostro mix di prezzemolo e terminare con qualche granello di sale grosso. Questi erano i nostri spiedini vegetali. Noi speriamo che vi siano piaciuti e che proverete a rifarli. Nel frattempo noi vi ringraziamo per la visione. Se vi fa piacere vi invitiamo ad iscrivervi al canale per aiutarci a supportare questo progetto e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!